Eccoci qui, nuova puntata di Casa con Vi, ho fatto anche la rima. Bentornato Piero. Beh, oggi la rima perché c'è il poeta. Mi sono preparata. Buon pomeriggio. Ah, dobbiamo dire una cosa importante. Da oggi, questa puntata, siamo in streaming su Mitico Channel. MiticoChannel.com. Cliccate su Teletano, quindi ci vedono in tutto il mondo, è anche in Uganda guarderanno. In Australia. È meraviglioso. È fantastico. Parlami in Australia. Saluta in australiano. Ciao in australiano. Ciao Australia. E oggi vedranno in streaming in tutto il mondo anche noi, li assaggeremo, loro li vedranno soltanto moriranno i di invidia del nostro sponsor, perché lo sponsor di oggi è offerto alle cantine della Manna. Qui c'è con noi il dottor Raffaele Buccelli, che è il direttore commerciale delle cantine della Manna. Benvenuto. Parliamo di queste cantine, insomma, che si trovano in Agro di Cerignola. Sì, esattamente fra Cerignola e Candela, 15 km da Cerignola e 12 da Candela. Oh. La nostra è una cooperativa di 1200 soci. Lo tengo io? Sì, forse mi fa un favore. Di 1200 soci che conferiscono direttamente in cantina le proprie uve. Il vitigno principale è il Nero di Troia. Fantastico. Dove noi lo commercializziamo, che è un marchio della cantina della Manna. In più abbiamo il Teutonico, che è un vino, è un barricato in 18 mesi in purezza. Il Nero di Troia DOC, quest'anno abbiamo preso la DOC del Nero di Troia. Abbiamo poi il Primitivo, Greco e i vini da tavola, che sono Sangiovese, Trebbiano, Rosato. Non vi fate mancare nulla. Non ci facciamo mancare nulla. Quelli sono i nostri vari formati. Ecco, li possiamo vedere, sono qui. In PET da 5 litri, 3 litri, litro e mezzo, litro. Le bottiglie da 75 nella bordolese bottiglia classica. Ma da quanti anni è nata questa cooperativa? La cantina è dal 52, però che sta commercializzando il prodotto sono una decina d'anni e 5 anni che faccio parte io di questa meravigliosa cantina. Benissimo, e cooperativa. Benissimo. E oggi la cantina della Manna offre, per voi sapete, potete rispondere al telefono alle nostre domande oppure su internet, 3 confezioni di vino IGT Nero di Troia da 1,5 litri, quindi sono 4,5 litri di vino. Perfetto. Ha voglia festeggiare. E voglia. Si può festeggiare, benissimo. Vedo già gli occhietti brillare, Piero. Assolutamente. Ringraziamo il dottor Buccelli della cantina della Manna, grazie mille, è stato un piacere anche per noi, sarà un piacere ancora di più quando lo assaggeremo questo vino e festeggeremo tutti quanti, perché questo locale diventerà una balera molto presto. Io vi auguro buona sera. Grazie. Grazie mille per essere stato con noi. Oh, benissimo. Bene, oggi festeggiamo lo streaming, insomma. Sì, l'odore di vino, il periodo poi è buono. Con un panino, insomma. La felicità, diceva esatto, una canzone. Esatto, diceva, sì, dicevano. Bello. Oggi mi piace particolarmente questa puntata, abbiamo iniziato davvero al top. Molto, molto bene. Presentiamo i nostri ospiti. Sì, presentiamo subito. Qui accanto a me, Bartolomeo Smaldone, che è un poeta, uno scrittore e un regista. Benvenuto. Poi c'è Francesco Fiore, che è il vicepresidente del Movimento Culturale Spiragli. Grazie, buon pomeriggio. Abbiamo Serena Francillotti, una ballerina, benvenuta. Di San Severo. E poi una vecchia conoscenza, abbiamo qui Giuseppe Luigi Iannetti. Giuseppe buon Luigi, pomeriggio. Tutti e due i nomi. Che certo. È Mister Moda e Immagine d'Italia. Ben Salve ritornato. A grazie a voi. L'invidia per i capelli di questo sì, uomo. Lo so che tu sei... Io ti invidio, Sì. E oggi ci faranno vedere un po' di... Che cosa ci faranno vedere? Salsa, baciata? Dai, oggi abbracciata. Un pezzo tranquillo, in primo pomeriggio, quindi un po' di baciata, dai. Poi magari un mezzo reggaeton. Ma sì, un po' di baciata, dai, ci proviamo. Dai, Piero, ti voglio vedere ballare. No, tu oggi devi ballare. No, che, allora, assolutamente. Faccio una promessa, io ballo, se però balla anche Piero. Va bene, allora facciamo così, allora, io ballo se stappiamo la bottiglia di vino, così balliamo. Aggiudicato, sì, okay. Perfetto, no, facciamo una cosa, lui balla con la mia ballerina e io ballo con la conduttrice. Va bene. Perfetto, ti è andata benissimo, è andata benissimo anche a me, però ti è andata di lusso. Bene comunque, assolutamente. Allora, partiamo con Bartolomeo Smaldone. Ecco, sì, facciamo vedere prima la locandina dell'Ottobre Culturale, perché oggi...
Noi oggi stiamo presentando in anteprima un evento molto bello. Questo è il terzo evento, se non sbaglio, eccolo qui, alle 19. Oggi Bartolomeo Smaldone presenterà il suo libro che si chiama Poesia Semplice alla Fondazione dei Piccolellis, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, alle 19, vero? Alla Fondazione dei Piccolellis. E quindi viene qui da noi in anteprima e questo ci onora moltissimo. Lui è un poeta nostrano, perché è della provincia di Bari. Facciamo vedere la locandina del libro? Facciamo vedere, eccola qui, questa è la locandina del libro. Vogliamo parlarne o vediamo prima il trailer? Il trailer è molto... il book trailer. Vediamo il book trailer che è molto ma molto carino. Vediamolo. È bello parlare con te. Anche solo di ciliegie o di saldi. Del risvolto dei tuoi nuovi pantaloni. È bello sentirti raccontare storie che non sai. Per il piacere di inerpicarti sugli specchi. In tutto simile alla mia prima bravata. Quel furto di poche lire nella chiesa. Il tuo sorriso è bello, bello così. Anche senza aggettivi. La spiaggia desolata è bella. Se ci metti i piedi e mi bendi gli occhi con le mani e canti alla musica della parola crasi, credo di sapere che in misura t'amo. È la misura esatta del tuo amore. L'ho appresa il giorno in cui mi hai confidato che non si può rubare la solitudine ad un poeta. L'idea è bellissima. L'idea proprio del book trailer. Sì, l'idea del book trailer, ma anche proprio come è stato concepito, perché insomma la poesia è per tutti, lo possiamo dire, quindi letta da gente che c'è per strada, insomma, che si incontra per strada, è ancora più bella. Non erano assolutamente attori, non erano poeti neanche loro, erano persone prese per strada. Com'è andata? A chi è venuta questa idea? L'idea è stata mia, mi frullava in testa da un po' di tempo e mi è piaciuto realizzarla servendomi, tra virgolette, quindi con l'ausilio di persone a me molto vicine, apparentemente, solo apparentemente, lontanissime dal genere letterario della poesia. Mi affascinava l'idea che una persona della strada potesse cimentarsi con la parola crasi o con la parola inerpicarsi, ad esempio. Messe insieme così, con questa sonorità tipicamente di Bolzano, come avete potuto sentire, è bella, con la E aperta fino all'inverosimile, e quindi anche in maniera consonante, se vogliamo, con quello che è il titolo di questa mia quarta raccolta, appunto Poesia Semplice, quindi una poesia che stabilisce una vicinanza, una comunione con la gente. Si può fare poesia in qualunque maniera, nel senso si può fare poesia anche se non si è dei letterati? Si può essere poetici, perché la poesia vive nelle cose che ci stanno intorno, si può respirare la poesia, la si può vivere. Fare poesia è un'altra cosa e io non sono dell'avviso che debba essere necessariamente ad appannaggio di tutti, perché intanto è un fatto di predestinazione, cioè certo. Si è predestinati, non la si può fare in maniera consapevole la scelta dell'essere poeta. È una condizione che si vive e quindi si vive in maniera passiva, anche se vogliamo, è un onere al quale non ci si può sottrarre, per cui non credo che debba essere necessariamente come dire alla portata di tutti dal punto di vista della produzione, certo, ovviamente. Dal punto di vista della produzione. Quello che è l'aspetto della fruizione riguarda invece appunto quanta distanza o vicinanza si vuole stabilire con il lettore. Il fatto che ci sia internet, che ci siano tante cose tecnologiche, ma tante anche distrazioni, e quindi si scrive già un po' peggio, questo lo vediamo sui social network, infatti. Non esiste più la sintassi italiana, allontana un po' dal fare poesia. Nell'ultimo periodo, mi riferisco agli ultimi 3-4 anni, da quando ovvero Facebook è diventato uno strumento di distruzione di massa della lingua italiana, devo dire che purtroppo ciò accade, ovvero il rapporto che c'è tra chi scrive la lingua italiana è inficiato dalla voglia, dall'ossessione di abbreviare a tutti i costi, di cercare il termine più semplice possibile, e quindi c'è questa disabitudine all'utilizzo della lingua italiana, che è una lingua nobilissima,
e quindi anche l'utilizzo del vocabolario ha subito, diciamo, una forte contrazione. Il termine più semplice possibile, il termine più ungherese possibile, perché sì, non è italiano, cioè certe volte. No, ma non si usano più neanche i sinonimi, sì, oramai sono completamente distrutti. Parliamo anche di doppie, cioè proprio le basi della grammatica. Senza considerare, insomma, gli aspetti che riguardano la sintassi, non voglio spingermi fino alla consecutio tempo certo, perché potrei apparire un accademico. Però ecco, anche la sintassi di base o l'utilizzo degli accenti piuttosto che degli apostrofi è abbastanza, diciamo, deficitario, ecco, diciamo così, nel mondo di Facebook. Certo. Di cosa parli in questo tuo libro? Questa è una bella domanda, perché... Perché noi non lo sappiamo, perché in anteprima... Infatti, è un'anteprima, quella di stasera alle 19 alla Fondazione dei Piccolelli, sarà un'anteprima nazionale che ho il piacere di fare nella vostra città, perché sono legato da un affetto profondo con Rosa D'Onofrio, che è l'organizzatrice, certo, di questa... Noi conosciamo benissimo. Che voi conoscete bene. Sì. E quindi lei tempo fa ha espresso il desiderio che io facessi qui una presentazione, in verità... E poi abbiamo concordato insieme che doveva essere la prima. È la mia quarta silloge di poesie, la mia quarta raccolta. È stata intervallata soltanto da un periodo così dedicato alla prosa, perché ho scritto nel 2012 un romanzo che aveva per titolo Se i tuoi occhi un giorno. Ed è probabilmente quello che di meglio potevo ottenere giunto a questo punto del mio percorso poetico, ovvero... dopo che ho preso le distanze da quelli che erano i miei punti di riferimento, mi riferisco a poeti del calibro di Pessoa piuttosto che Prévert o Neruda, sono arrivato alla definizione di un linguaggio poetico che finalmente posso dire che mi appartiene in maniera ineccepibile. Quindi è una raccolta diversa dalle precedenti? È una raccolta diversa dal punto di vista del linguaggio, delle immagini che evoca questa raccolta, ed è dal punto di vista più strettamente letterario, possiamo dire che è una raccolta che punta proprio all'immediatezza del linguaggio, una sorta, non so se voi, sì, sicuramente ricorderemo tutti quanti le Polaroid, le istantanee, sì. Attraverso questo libro vengono proposte delle istantanee di vita quotidiana, nelle quali istantanee ognuno di noi può rispecchiarsi con una certa immedesimazione e facilità, immediatezza, ecco, questo è il senso. Quindi si tratta di numerosi argomenti, perché la vita quotidiana è fatta proprio da questi. Sì, diciamo che in senso lato potremmo dire che questo, come io credo tutta la produzione letteraria in genere, è un libro che parla d'amore, se vogliamo intendere per amore quello che noi riusciamo a provare per il cosmo intero, non solo, certo, per la gente dell'altro sesso. E quindi sì, è un libro che parla dell'amore verso l'uomo, verso i rapporti che si instaurano tra gli uomini nella quotidianità di tutti i giorni, senza, diciamo così, voler per forza tracciare degli archetipi manieristici, ma rimanendo proprio nell'immanenza della vita quotidiana. Per questo quindi questa particolare copertina, proprio perché si parla di un amore generale. Che di un amore coinvolge... cosmico, sì, di un amore cosmico che avvolge tutto ciò che ci sta intorno. C'è una poesia alla quale è particolarmente legato, per un motivo qualsiasi? Questa è un'altra, mi piace perché state facendo delle domande molto, molto, come dire, difficili, anche se potrebbero apparire semplici, perché poi in verità per chi scrive poesie non è proprio semplice dire qual è quella che più ti rappresenta o alla quale sei più legato. Però probabilmente ce n'è una alla quale sono molto affezionato. Devo leggerla o certo, è un compito che lasceremo poi? Lo farà anche Rosa. Lo farà però, anche Rosa. È la poesia che più lei, sì, allora, più le appartiene. Quindi allora, forse la leggo io con molto piacere. E la poesia ha per titolo, se la proviamo, ma sicuramente la troveremo, Ora che la morte ci divide. Ora che la morte ci divide, sei così vicina da sembrarmi viva e la morte mi pare uno stupido sberleffo. Non lo so se piangi e cosa vedi quando piangi. Non so più le cose che mi dici. Quelle le apprendevo da te ed erano vere perché le udivo e perché le mie orecchie erano vere. So le cose che mi immagino e poiché nessuno può smentirle, nemmeno le mie orecchie che non le odono, esse sono per me la verità. Ora che la morte ci divide, sono a un passo da te nel vuoto da riempire che è la morte. La fine delle cose che iniziano in versi non può che essere la poesia e anche la morte che fa il verso a se stessa dice di sé d'essere poesia. Non muoio, non muori, ce ne stiamo semplicemente in un altro silenzio.
Perché è legato particolarmente a questo brano? Perché, a differenza di quanto potrebbe apparire da, da una prima analisi, non è una poesia che parla della morte fisica. No, infatti. È una poesia che parla del distacco che spesso dobbiamo subire nel momento in cui ci esponiamo alla felicità delle relazioni con gli altri. Certo. E quindi parla proprio della sofferenza conseguente al distacco, che non è fisico, ma è metafisico, perché appartiene all'anima e quindi al pensiero. E poi perché, visto che siamo in prossimità del primo novembre, ci stava. Mi sembrava necessario. No, perché ho visto la tua reazione quando ho detto il titolo, volevi fare un gesto apotropaico. No, assolutamente no, non è nel mio stile. Ho indicato la sedia. Si è visto, mannaggia, ho cercato di essere discreta. No, io, se posso permettermi, non so perché per certi versi mi ha ricordato un po' Leopardi. Ma molto vagamente. Allora, devo dirti, nonostante io sto dandovi del tu, ma perché l'abbiamo concordato prima, diciamo, sì, sono io, svegliamo anche le roscere. Sì, ma infatti. Quelli precedenti alla diretta. Allora, Leopardi, del quale si parla inevitabilmente tanto nell'ultimo periodo, sì, perché pare che ci sia un film. Sì, tra l'altro è il secondo film più visto del weekend. Vedi, ecco, vuol dire che la poesia non è proprio per sfigati. Come se posso dire una cosa, è anche il secondo film più brutto del weekend. Ecco. Se proprio posso dire. Perché allora, il primo qual è? No, vabbè, ecco, il secondo del weekend, non ce ne sono tanti altri, ma questo è proprio brutto, se io proprio non lo posso dire. Sì. Non è un, allora, pur riconoscendo la grandezza di un poeta come Giacomo Leopardi, non è un poeta che io ho mai amato in maniera particolare. Per cui che tu abbia visto questa, diciamo, affinità... mi ha ricordato, ti ha ricordato per un po', certe immagini. Sì, perché lui faceva pensare un po' alla morte, diciamo. Sì. Lui, però Leopardi era molto, era un pessimista, sì, era un pessimista, insomma. Ma non era un pessimismo cosmico. In verità, anche questo credo che sia un luogo comune che noi abbiamo ereditato da una cattiva didattica. Perché io invece, nelle poesie di Leopardi, potrei citare ad esempio L'infinito. Certo. Mi sembra una poesia di un'apertura straordinaria, sì, verso la vita, verso proprio la profondità delle cose, no? Non ci fermiamo all'apparenza, vediamo, vediamo quello che c'è. Se non riusciamo oltre a vedere ciò che c'è oltre la siepe, proviamo almeno ad immaginarlo. Certo. Cosa c'è di più positivo dell'immaginazione? Quindi anche quello è un luogo comune. Però io parlo proprio dal punto di vista poetico, non l'ho amato della costruzione, appartiene poi ad un periodo chiaramente rispetto al quale è difficile anche oggi, nel 2014, per chi scrive poesia, riferirsi ancora, anzi, io detesto i poeti, lo dico pubblicamente, detesto i poeti che sono ancora legati a degli schemi, a degli stereotipi che ormai sono desueti, obsoleti, perché noi dobbiamo parlare il linguaggio della contemporaneità, se no che testimonianza daremo? Cioè, noi? Che è molto cioè, diverso, se nel 2014 noi scriviamo versi riferendoci ancora a degli archetipi, a degli stereotipi dell'Ottocento, come si fa purtroppo ancora, che contributo evolutivo diamo noi alla poetica e alla lingua italiana? Nessuno. Vedi, nessuno contribuisce. Si è fuori dal tempo. Quindi. Posso chiedere, l'hai letto il libro tu? Abbastanza. E anche perché lo deve presentare, ecco, stasera. Chi è? Ecco, detto da lui è un conto. Ma io voglio sapere chi è Bartolomeo Smaldone e questo libro, voglio sapere le tue riflessioni su questo libro. Certo, certo. Io vi ringrazio per aver dato la possibilità di essere qui oggi, ma a parte questo volevo anche aggiungere che è difficilissimo parlare di poesia e del libro dopo l'intervento di Bartolomeo Smaldone, perché mi sembra anche giusto che fosse così. Però esprimendo quello che è il mio punto di vista e conoscendo molto bene non solo l'uomo Bartolomeo Smaldone, ma anche un po' quello che aveva fatto fino ad oggi, ha fatto fino ad oggi, soprattutto in termini di poesie, ritengo che da questo libro, o meglio da questo libro, percepisco che c'è una maturità importante, dove soprattutto per chi conosce bene l'uomo Bartolomeo Smaldone si riesce a cogliere dei passaggi dove c'è proprio la carne viva, c'è l'uomo dietro, c'è quel taglio spesso davvero davvero affilato che caratterizza anche la sua personalità, e io ritengo che questo sia un passaggio che non è più un punto di partenza, ma che è un passaggio sicuramente importante dal quale passare per poter giungere poi ad una definitiva definizione dell'artista, oltre che dell'uomo e del filosofo, perché c'è un pensiero profondo e assolutamente crudele per certi aspetti dietro.
vede determinate cose in maniera molto nuda, in maniera molto netta, in maniera molto spietata. Molto spietata. Ecco. L'uomo e il poeta, le sostanziali differenze quali sono tra l'uomo Bartolomeo Smaldone e il poeta Bartolomeo Smaldone? Ah, ti sembrerà assolutamente strano quello che sto per dirti, ma parlo chiaramente dal mio punto di vista, io non trovo differenze. Beh, questa è una cosa buona, secondo c'è me arte e vita buona. Che coincidono, sì, giusto? Sì, c'è, io trovo un sovrapporsi addirittura delle due figure. Ma parlo da un osservatorio molto vicino, nel senso che condividendo da anni ormai meno la poesia, perché è un'arte che non mi appartiene se non dalla parte del lettore e di colui che la apprezza, ma da colui che condivide quanto Bartolomeo Smaldone fa in ambito culturale, in ambito artistico e in ambito anche civico, perché di fatto la sua poesia ha una ripercussione straordinaria anche poi sulla civicità dei giorni che viviamo con le nostre attività, con le nostre iniziative e con quanto lui rappresenta come fondatore anche del Movimento Culturale Spiragli, che ricordiamo è un movimento di pensiero che del quale lui fa parte come... a parte di questo movimento in qualità di vicepresidente, quindi è una realtà, nasce ad Altamura, un movimento culturale che nasce ad Altamura nell'aprile del 2010, quindi compirà il suo primo lustro di vita l'anno prossimo, tra qualche mese, è un'associazione culturale che sta impegnandosi tra le varie cose da diversi anni per l'esproprio di Cava Pontrelli, che è il sito paleontologico più importante d'Europa e che si trova appunto in località Cava Pontrelli, Pontrelli ad Altamura. Stiamo parlando di 30.000 impronte di dinosauri risalenti al Cretacico superiore, sì. Quindi 80 milioni di anni fa, scoperta che risale al 1999 e che per anni ha versato in una situazione di stallo, sino a quando poi noi, dico io e Francesco Fiori, insieme poi a tutti quelli che fanno parte del movimento, abbiamo deciso di farci carico di questa battaglia, di questo impegno, per chiedere finalmente allo Stato che venisse espropriato questo sito, come accadrà a breve. Quindi lo Stato ha risposto. Lo Stato ha risposto alle nostre sollecitazioni pressanti, costanti, e alla fine siamo riusciti, nell'ultimo atto, o penultimo se vogliamo, del 22 luglio scorso, con una delibera del Consiglio Comunale, che ha messo a disposizione la somma necessaria a procedere in via definitiva con l'esproprio. Stiamo parlando di 535.000 euro. Esatto. Che verrà riconosciuto alla proprietà per poter poi espropriare. Qualcosa che dovrebbero ricordare alcune persone, no? È una cosa tra me, di abbazia di Calena, Peschici, ricordiamo una delle più antiche abbazie bizantine, che in questo momento, voi non so se ci siete mai stati, ma io purtroppo no, però ne ho sentito parlare, sono ridotte malissimo. Se avete bisogno di un esproprio, rivolgetevi a noi. Ecco, si potrebbe fare una sorta di gemellaggio, sono stato secondo me qualche anno fa, poi ultimamente ci ho rinunciato, e pensate che dove c'è questo bassorilievo bellissimo, risalente appunto all'epoca bizantina, c'erano le chiavi inglesi appese. Orrore. Vabbè. E quindi, tornando a quello che dicevo poc'anzi, per chiudere, la poesia al servizio a questo punto della polis, certo, perché diventa un grande attrattore di attenzione anche, certo, in questo caso. Assolutamente. Io invece volevo chiedere quanto di Altamura, quindi del centro cittadino e della gente di Altamura, c'è nella sua raccolta. Trailer, ovviamente. Sì, nella raccolta. Niente, non c'è niente. Quindi è più introspettiva come raccolta? No, non è introspettiva, anzi il mio è sempre un punto di osservazione rivolto all'esterno, al di fuori del mio involucro e della mia anima, no. Però non ho attinto nulla, se non il book trailer, che era molto carino. Non è che era carino, non ho attinto nulla dalla realtà nella quale vivo. Poi ognuno di noi vive una proiezione mentale che è sconfinata. Certo. Allora, saltiamo, sì, cambiamo dal sacro proprio al profano, sì, diciamo, cambiamo decisamente argomento, perché voi sapete che la nostra trasmissione è aperta a tutti e gli argomenti sono molteplici. Sì. Come stai? Oggi come va? Stanco, bene. È fine settimana, allora, è venerdì. Lui è arrivato qui con due trolley. Perché? Spiega. Da dove arrivavi?
Allora, vabbè, arriviamo da Torre Maggiore, però abbiamo un weekend abbastanza movimentato perché appena finiamo qui la diretta siamo subito a San Marco con 70 iscritti, gli allievi ci stanno aspettando e faremo i corsi fino a stasera alle 11. Dopodiché stasera vi aspettiamo a Pastausa Sa Club a San Giovanni Rotondo per la serata latina caraibica. In più domani sera siamo all'Hotel Cotonou di San Giovanni Rotondo di Tony Antonietta, che vi mando un grosso bacio e vi saluto perché ci stanno guardando anche da San Giovanni Rotondo tutti i nostri allievi. Fantastico. Da tutto il mondo ci guarda. Sì, quindi noi facciamo girare anche un po' la voce. E poi domenica siamo qui a Foggia, siamo anche al Domus e lunedì rientreremo a casa dalle nostre famiglie, quindi. Certo. Quindi Piero, scegli o sabato a San Giovanni o domenica a Foggia, dove vai a ballare? O stasera a Pastausa. Ora qui. Allora, che cosa ci vuoi vedere oggi? Una piccola baciata oppure un pezzo di reggaeton, ho fatto ad animazione per dare un'anteprima della serata. Veo, dai. Fantastico. Carmine, ti ho detto veo, perché significa che devi mettere veo il video, va bene? È il nostro regista Carmine. Allora, prego. Ci possiamo miscurare? Certo, noi intanto ricordiamo che dalle 3:30 possono chiamare per giocare con noi? Sì, assolutamente, sì. Sia sulla pagina Facebook ConviTV che qui in diretta telefonica. Ricordiamo, noi siamo in diretta e solo noi siamo in diretta. E questa è una cosa soprattutto importante. A quest'ora, è facile. Assolutamente. No, vai tranquillo, se cadi c'è la avete problemi, avete paura di cadere? No, perché no, cioè facciamo giusto dei movimenti sul posto, quindi alla fine. Va bene, hai bisogno del microfono o balli e basta? No, possiamo giusto... Ok, prego. La scena è tutta vostra, ragazzi. Get ready for this shit, nigga. Follow the leader. We are the leader. Tu sai. I said a music international. I said... Henry Mendes. Music. OPV. International. Mettete il microfono, anzi oppure vieni. Spiegateci. Allora, questo qui era un brano di gruppo che noi questa sera faremo al Pastausa Salsa Club e anche domani sera presso l'Hotel, scusate il fiatone, Cotonou. Ci scusiamo perché siamo un po' con dei vestiti più da scena, quindi capito, il tacco... I movimenti, sì. Insomma, sono un po'... Però già così voglio dire, ma magari a riuscire... Già così, diciamo, abbiamo voluto dare un'anteprima della serata. Montiere, sì. Non è un problema. Bravo, anch'io. Senti, ma che genere? Questo qui sono brand di animazione che viene fatto anche al reggaeton.
viene molto fatto nelle sale di pista commerciale, ma anche nel Caraibico viene fatto, anche nell'house commerciale comunque. Uno di solito per staccare a metà serata, alla mezzanotte, si attacca con questa animazione, che sono dei 3-4 balli, che è un movimento di svago, se no la serata è troppo movimentata, è troppo schematica, troppo standard. È per rilassarsi, insomma. Giusto. Non osi immaginare il resto, allora, se questo è per rilassarsi. Dopo sentiamo Serena, perché adesso c'è la pubblicità, vero Carmine? Perché metti il telefono quando c'è la pubblicità? Ciao Carmine! Carmine, il vino sta qui. Una telefonata. C'è già una telefonata. Ma la facciamo... Ok, diamo il via alle telefonate. Via alle telefonate. Via alle telefonate, no, vi dobbiamo fare la domanda di Facebook prima. La domanda difficilissima di Facebook. Visto che parliamo di vino, cos'è il vinum mulsum? Una qualità di vino che viene bevuta dai musulmani? No. Il vino che gli antichi romani dolcificavano con il miele o il mosto cotto ricavato dai fichi? Mi raccomando quando rispondete, È una cosa tra loro. Ok, sì. Pubblicità. A tra poco. Dal 27 ottobre al 1 novembre, nei supermercati Combi, stoppa la crisi. Per voi il 20% di sconto alle casse su tutta la spesa. Stoppa la crisi da Combi. Supermercati Convi, la differenza in evidenza. Quando nonno Nanni arriva sulla tavola, è un momento di vero piacere per tutta la famiglia. Nonno Nanni è il perfetto incontro fra tradizione e modernità. Nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. Mozzarella di latte di bufala di Battipaglia, caseificio Primavera.
Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Tutti i giorni. Eccoci qui, sì, Piero, sì. Siamo ritornati rigorosamente in diretta. Eh sì, in streaming. In streaming, sì. Fantastico. Su Mitico Channel. C'è una telefonata, vero? Pronto? Mi sa che è caduta. È caduta la prima telefonata. Si è fatta non male, è colpa speriamo nostra. Di no. No, perché poi telefono, mi avete fatto cadere, non vi abbiamo messo lo sgambetto. Noi siamo buoni, non facciamo dispetti, assolutamente. Ok, noi dobbiamo salutare. Sì. Francesco, certo. Perché adesso ci sarà un avvicendamento con la nostra cara Rosa D'Onofrio. Potete farlo, grazie, sì, grazie mille. Grazie mille per essere stato con noi. Ovviamente, naturalmente, alla prossima. L'appuntamento è alle 19 alla Fondazione De Piccolellis, alla Fondazione De Piccolellis. Benvenuta Rosa, benvenuta. Ben ritrovata, bentornata. Oh, grazie. Come sta andando questo ottobre culturale, visto che siamo al terzo appuntamento? Beh, sta andando abbastanza bene. E abbiamo fatto la prima con Alfonso Graziano, la seconda con Maria Pia Quintavalla e il terzo stasera con Bartolomeo Smaldone. Come sta prego. Sì, come sta rispondendo la gente? Allora, la risposta con Maria Pia Quintavalla non è stata molto, lo devo dire. Sì. Anche se il personaggio meritava, perché era una persona molto importante nel campo della letteratura. Probabilmente il nome sconosciuto sarà stato quello che ha penalizzato. Probabilmente sì. No, non si deve andare per il nome, quello è il problema. E lo so, non si deve andare per il nome, però cioè anche la curiosità di andare a vedere, vediamo chi è sta Maria Pia Quintavalla. Se fossero andati a vedere. C'è la prima telefonata, scusa Rosa. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Con chi parliamo? Aurora. Prego? Aurora. Sì. Aurora. La regia, se ci alzate un po' il volume, non è cosa buona, non è cosa cattiva. Cattiva, infatti. Signora Aurora, da dove ci chiama? Chiamo da Troia. Da Troia. Ma ha già chiamato, vero? Sì, ho già chiamato. Sì, è vero, perché cantammo la canzone di Rossana. Sì, esatto. Allora signora, sì. Visto che il nostro sponsor sono le cantine della Manna, che cos'è la Manna? Attenzione. Un dessert molto gustoso, le fragole con la manna. Una sostanza commestibile che deriva dal legno di frassino, di ornello. O un'imprecazione, mannaggia la miseria. Signore, è troppo difficile, lo so. Forse la prima? Le ho fragole sbagliato. Con la manna, signore. Vabbè, signora. Peccato. Ha mai mangiato le fragole con la manna, signora? Io no. E neanche la manna cotta, signora, peccato. Vabbè, signora, la prossima volta sarà più fortunata. Grazie per aver chiamato. Grazie. Sento dei mugugni strani dalla regia. Sì, è Carmine che ha avuto gli effetti, è come il bambino, poi i bambini deve provarli. E tu glieli hai portati, perché ho assistito ieri al teatrino. Carmine, basta con gli effetti, se no ti tagliamo le gambe, grazie. Perché ora li utilizza tutti. Infatti, sarà una puntatona. Vabbè. Rosa, dammi un bacio. Stavamo dicendo, il bambino, sì, Ugriatore. Allora, tu oggi ovviamente presenzierai per forza all'incontro, però tu ci devi leggere una sua poesia, no? Una poesia di Bartolomeo. Sì. Lo vuoi fare ora? Sì, adesso. Perché, ecco, quale poesia e perché l'hai scelta soprattutto? Allora, io ho scelto... Quanto tempo è passato prima che tu non arrivassi? Bene. A me piace molto questa, perché in effetti è una lettera che è rivolta, diciamo, a una persona, adesso non so se nel momento di averla lasciata oppure nel momento che la si rimpiange. E quindi ci si ricorda del tempo che l'ha aspettata e che lei non è arrivata. Quanto tempo è passato prima che tu arrivassi?
Desideravo rivederti. L'ultima volta, quanto tempo è passato? Mi facesti promettere che sarei tornato. Anche il posto ti preoccupasti di raccomandarmi. L'hai sempre avuta questa fisima per i luoghi. Sono arrivato, come era giusto che fosse, all'ora convenuta. Per scrupolo ho scelto la strada più accidentata, essendo pure la più breve. Ti lascio immaginare la fatica. Desideravo rivederti e ripassavo nell'attesa le parole che avrei voluto dirti, scalciando di tanto in tanto piccoli sassi diseguali e accarezzando i ciuffi delle piante. Avresti dovuto vedermi. Sembravo uno di quegli attori che si meritano l'applauso in piedi della gente. Quanto tempo è passato prima che tu non arrivassi? Se solo avessi potuto sentirmi, sono certo non saresti mancata al nostro appuntamento. Se soltanto avessi potuto misurare il mio desiderio, averne l'esatta percezione, la dimensione, il peso, la frequenza, di certo saresti arrivata nel posto e all'ora convenuti. Immagino sia tardi ormai e me ne faccio una ragione. Ogni tanto canto e mi batto le mani, sistemo i miei utensili, giro il guanciale, controllo l'orologio appeso alla parete. Quanto tempo è passato prima che tu non arrivassi? È bellissima questa, veramente, mi ha colpito veramente molto. Dobbiamo sempre interrompere perché sì, c'è la telefonata, lo so che è una cosa brutta, una violenza incredibile, però dobbiamo fare. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Buongiorno signora, come pronto, si chiama? Pronto, buonasera. Buonasera, sì, ha ragione. E anche buonanotte per sapere, così ci troviamo bene. Come ci portiamo avanti signora? Con il lavoro? Dammi un bacino, dammi un bacino, dammi un bacino, dammi un bacino. Dammi un bacino, signora. Signora, come si chiama? Ermanna. Ermanna, è già difficile il nostro compito, ma dove chiama signora Ermanna? Da Foggia. Benissimo, andiamo okay. Subito alla domanda. Sì, ok, io sento l'eco della televisione della signora. Dunque, la domanda è questa. Come si pota una vite? Con le cesoie, con il giravite o con paletta e secchiello? È facile. Signora, scusa, puoi ripetere? Sì, certo. Come si pota una vite? Con le cesoie, con il giravite o con paletta e secchiello? Signora Sandra! Paletta e secchiello! Con paletta e secchiello! Basta! Me ne vado! Basta! No, signora! Lei stava ripetendo la terza opzione! Signora! No, io sento tre Sandra, ti prego, basta con gli effetti! Signora! Signora, qual era la risposta? Mi dispiace, dammi un bacino, dammi un bacino. Dammi un bacino, dammi un bacino. Basta, Carmine, basta, è una trasmissione. Scusa, ma non. È un po' manicomio. Ma si capiva molto bene, ecco perché. Okay. Ripetiamo l'ultima volta, veloce. Allora, Carmine, basta con gli effetti. Con cosa si pota una vite? Con le cesoie? Con il giravite o con paletta e secchiello? Con le cesoie. Bravissimo, esatto. ha vinto, siamo felicissimi. Ha vinto. Grazie signora Ermanna per aver chiamato. 3,5 di vino, di nero di Troia, grazie. Guardiamo, inquadriamo Bartolomeo Smanzoni. Perché si è ricomposto nel frattempo. Voleva morire. Carmine, ti ringraziamo perché ci stai rendendo il compito ancora. Dammi un bacino. No, allora, no, cioè, non scusate è più un una trasmissione. Sì, ma scusate un attimo, io voglio capire, sto parlando seriamente, una cosa. Perché io sentivo, allora, me che faceva la domanda, il ritorno della televisione, il ritardo... Perché siamo sul digitale terrestre. Ok, questo. E poi sentivo una terza volta la mia voce. Perché la terza volta? Quella è un'apparizione, una allucinazione. Cioè... Io sentivo me stessa tre volte. Sì, allucinazione, perché tu sei un'ettrina. Come, Carmine? Senti le voci. Devo preoccupare? Tu anche tu sei preoccupato. Va bene, Matteo, non so se torno a casa stasera. Preoccupati alla fine della trasmissione. Va. Fermiamoci, dai. Stop. Torniamo a noi, Rosa, la poesia. Allora,
anzi, più che rosa, Bartolomeo, questa era autobiografica. No, scusa, stavo pensando che è preoccupante immaginare la signora che va al mare invece con le cesoie. Sì, con le cesoie, sì, potrebbe essere una visto che pota la vite con la paletta e il secchiello. Potrebbe essere la protagonista di un romanzo noir. Sì, un noir assolutamente. Le cesoie della signora Ermanna. Ecco, al mare, con le pinne, il vino fucile, come sponsor oggi. Con le pinne, gli occhiali e le cesoie. Cioè la famosa canzone. Sì, la domanda è... Secondo te che senso la vivere? Autobiografica, cioè, oggi proprio va bene. No, guarda, ti dico in tutta onestà, non, in questo libro i riferimenti autobiografici sono veramente pochissimi, perché ormai da anni io coltivo e pratico la strada dell'esplorazione. Per fare esplorazione devi necessariamente, come dicevo prima, guardare all'esterno, certo, al di fuori di te, quindi... che poi tutto possa in una qualche maniera, in una qualche misura essere filtrato dalla componente intimistica e personale, sì, quello accade, diciamo così, questa mistificazione accade, per il resto in verità no, non ci sono diffusi. Ma nei posti più impensabili, perché non scrivo pianificando la scrittura, la stesura, per cui dove mi è necessario farlo, quindi anche... in autostrada, fermandomi se in quel momento ho degli spunti, o in un treno, nel bagno. Infatti io volevo chiedere qual era stato il posto magari più insolito. Guarda, c'è un... Io risolvevo le espressioni algebriche in bagno. C'è il più grande scrittore italiano vivente, che è Antonio Moresco, che ho il piacere di conoscere, che ha confessato, anzi l'ha scritto anche pubblicamente in un bellissimo libro che ha per titolo Lettere a nessuno, che il luogo nel quale ha prodotto di più è stato proprio il bagno. E quindi è un luogo che ispira. Posso dire anche queste domande, io le scrivo in bagno. Oh, finalmente è dalla prima puntata che chiedo a Piero quando, come, dove, perché inventa queste domande. Ma in bagno può significare anche mentre uno si sta lavando i denti, o la doccia ad esempio, si sta svegliando. Quindi anche in bagno nascono nuovi talenti. Anche in bagno nascono nuovi talenti, non so se hai sentito che ha detto. Anche in bagno nascono nuovi talenti. Certo, soprattutto quando mi lavo i capelli. Sì. Va bene, c'è un'altra telefonata. Ah sì? Pronto? 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 Salve, come si chiama? Pronto? Sì, pronto? Sì, salve, come si chiama? Io chiamo da Troia, Troia, sì. Troia. Come si chiama? Mi chiamo Paolo. Paolo, benissimo, okay. Andiamo velocissimo. Falla tu. Borgo Libertà, la sede della cantina della Manna, è frazione di Cerignola, frazione di Sassuscriptu, provincia di Carbonia, questa è fantoziana questa cosa, o frazione di Alcatraz. Se mi risponde Alcatraz stavolta chiudiamo la cosa. Se ripeto un attimo perché c'è un ritorno della televisione, cortesemente. Borgo Libertà è frazione di Cerignola, frazione di Sassuscriptu, provincia di Carbonia, o frazione di Alcatraz? La prima. Allora, frazione di Cerignola. Bravissimo, esatto. Bravissimo, ha vinto tre, che ha vinto? Non me lo ricordo più. Ha vinto il vino. Ha vinto tre confezioni di Cantine della Manna. IGT, Nero di Troia, da un litro e mezzo, resti in linea con noi. Perché c'era il famoso film Fuga da Borgo Libertà, invece ecco, fuga da Alcatraz. Fuga da Borgo Libertà. Voglio chiamare anch'io. È vero. Rosa, tu dove componi? Sì, perché... Ma io compongo davanti al computer. Davanti al computer? In bagno no, diciamo. No, io leggo in bagno. Leggi in bagno. Quindi, no, adesso mi ha dato lo spunto per un'altra domanda, quindi carta e penna. Matita. Matita, sì. Bellissimo. Rigorosamente Staedtler numero 2, non altre matite. Solo Staedtler 2. Perché adesso, insomma, la domanda può sembrare sciocca, però mi una questione soltanto pratica, mi piace il tratto che lascia la Staedtler, non è eccessivamente marcato, ma non è proprio labile, quindi una buona via di mezzo la Staedtler 2. Beh, è un'altra bella. Sì, bellissimo. Per il signore di prima, io più che le bottiglie di vino propongo un viaggio a Sassuscriptu. Per Carboni insieme a Fantozzi, ecco, va bene. E alla signora Pina. Va bene, lasciamo perdere. Invece Serena, oggi non abbiamo fatto parlare veramente Serena. Sì, Serena, tu sei una ballerina professionista? Abbastanza. Abbastanza professionista, che cosa significa?
Balli per lavoro o fai altre cose? Lo faccio per, diciamo, faccio per passione. Lo fai per passione? Più per passione. Non è proprio una professione. Perché da fai... quanto tempo balli con Giuseppe? 3 anni. Quindi ce l'hai detto proprio con... Come per dire mamma mia. No, è timida, vero? Sei timida. Sì, forse abbastanza. Senti, com'è ballare con lui? No, tanto siamo amici, io fra un po' telefono uno con le cesoie. Psycho. Molto bello. Lui è un buon... quello che abbiamo notato noi, che a parte i capelli, maledetto, tu con questi capelli, è un grande professionista, quando lo contattiamo lui è precisissimo, arriva, poi è sempre vestito con questa sua fascia Mister Moda Immagine, poi è puntualissimo, lui era, prima era Mister Talento d'Italia e poi Mister Moda Immagine, cioè mica... E voglia fare poesie, poesie. Io potrei diventare al massimo Mister Taleggio d'Italia. Non sarebbe una cosa, non sarebbe neanche una rosso. Ah, infatti, secondo me si abbina molto bene, soprattutto oggi. Il signor del referente della mano è andato via perché mi aveva fatto una promessa che spero mantenga. Che col Taleggio il vino rosso. Anche se non risponde, perché col Taleggio no. È vero. Anche di Darannucci abbiamo proprio fatto festa. Ci fate vedere un altro ballo? Certo, e voi invece? No, l'avete mio padre è rimasto chiuso il lavoro. Allora, io ho detto che ballo, però se balla anche lui. Avete detto sì. Ma prima c'è una telefonata, però voi preparatevi. Salvati in calcio d'angolo. Ecco, che cosa... che base? Baciata. La baciata, Carmine. Maledetto. Ah, io so ballare la bracciata, mi dispiace. Io niente. La bracciata. Io lo so io. Pronto? Pronto? Salve, pronto! Da dove è, signora da Troia? Da Troia! Signora da Troia, salve, come si chiama? Non la sento di cognome e di no, nome? No, io faccio Mastrulli di cognome. Marconi e di nome? Di nome? Tiziana da Troia. Salve, Tiziana da Troia, perché i vini si conservano in cantina? Perché la soffitta è già occupata dai caciocavalli? Che con questo vino, insomma, voglio dire. Ci va anche bene. Perché la temperatura è più costante o perché in cantina ci si può ubriacare senza essere visti? Signora? Questa è a trabocchetto. La seconda. La seconda? Sì, la seconda no, che era. Bravissima, signora, ha vinto 4 litri e mezzo. Ovviamente questi vini... Poi nero di Troia, la signora è di Troia. Lei beve il vino? Vive gastemia. Lo beve il vino? Sì, lo bevo. Gradisce la signora, ha detto il vino. Va bene, signora. Grazie per aver... in linea con la nostra redazione, grazie. Però la risposta perché in cantina ci si può ubriacare, poteva ingannare, Beh, sì, giustamente. Guarda che poteva ingannare. È vero. Qui sei stato un po' birichino. Cattivo. Prego, la baciata. Maledetto. Manda un bacio. Informado que tu novio es un insípido aburrido. Sigue siendo.
bello, molto, molto sensuale, molto molto sensuale. Piero, hai visto che bello, che molto bravo, sensuale Piero, in che... No, molto sensuale, punto. Ah, Piero, hai visto, ecco, punto interrogativo. È bellissimo. Ma tu quante ore ti alleni al giorno? Ora che abbiamo la scuola, metti caso dalla sera. Forse non si sente però perché non ha il microfono. Eccolo. Allora, mettiamo caso tipo oggi, da stasera iniziamo verso le 7, finiamo domani mattina alle 3:30-4, perché comunque tra le 7 alle 11 abbiamo scuola di ballo. Dopodiché c'è la serata, quindi il weekend dal giovedì alla domenica ci alleniamo quasi sempre. Ma tu quando dormi? Lunedì sono a casa che faccio la ninna, dormo, faccio il bravo ragazzo. Tutta la giornata immagino, un 24 sì, ore. Sì, ci riposiamo proprio un pochettino comunque. Fantastico. È un movimento un po' stressante, è una vita un po' così. Fantastico, sì. C'è l'ultima telefonata, sì, poi infatti la poesia di Rosa. Pronto? 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 Benvenuta, con chi parliamo? Io sono Adriana da Foggia. Adriana da Foggia, perfetto. Pronta? Facciamo la domanda? Prontissima. Qual è uno dei vini prodotti da Della Manna? Il nero di Troia, il rosso di sera o l'osso di seppia? La prima, il nero di Troia. Esatto, esatto, bravissima. Fantastica, fantastica. Ha vinto il vino a volontà, Endovena, ovunque, no? Può fare quello che vuole. Può rimanere in contatto con la nostra redazione. Complimenti. Arrivederci. C'era il poeta, sì, lo fa vedere così. Certo. Capiamo. Facciamo vedere. Stavo nel bagno quando ho fatto le. E ti è venuta questa ispirazione dell'osso di seppia. Non so perché, però. Rosa, che cosa ci leggi? Allora, la lettera. Diciamo che vediamo, almeno io ho visto un po'. Come descrive l'amore Bartolomeo, che non è la solita descrizione cuore, amore, cielo, stelle, cuore. Quindi è molto legato alla realtà. Sai cosa? Ti scriverei come si faceva una volta, di una grafia incerta, tremula, che tradisse ogni mia emozione, ogni mio ripensamento. Che fosse me nell'atto di scriverti e diventasse te nel gesto di leggermi. Mi piacerebbe scriverti per aspettare una tua risposta. Sì, solo per quello ti scriverei. Per aspettarti tutta avvolta in una busta e poi distesa sulla mia scrivania, nuda in ogni sostantivo, profumata come profumano i verbi. Ma tu non rispondermi, ti prego. Non farlo subito. Lascia che ti immagini con la mia lettera sui seni, sveglia tutta la notte, turbata dalle mie parole. Quanta consolazione avrei se tu perdessi il sonno per via della mia lettera. Mia adorata, una luce inattesa si riflette sui lenzuoli. Passa spesso un arrotino e grida al suono del campanile. Ricordo a stento il nostro bacio, ma per virtù e scrupolo non me ne andrò in giro alla ricerca di un altro. Anche a me sembra. Sono stupende. Mi piace molto il linguaggio. Sì, il linguaggio, ecco, ne avevamo già parlato prima, molto accessibile, è un vezzo, è un trucco. Che cos'è? Come mai questo linguaggio, ecco, poter rendere la poesia accessibile a tutti non è una cosa da pochi, no? È una sfida impegnativa che richiede anche una certa preparazione dal punto di vista linguistico, perché in realtà, se posso permettermi, la semplicità è solo apparente, perché comunque il linguaggio ha una sua struttura, no? Quindi non è casuale anche la collocazione di certi vocaboli, di certi anche verbi. Anche dal punto di vista psicologico. Esatto, anche dal punto di vista psicologico. Io ho sempre amato la poesia che aveva un linguaggio colloquiale. Una delle mie poetesse preferite, per esempio, è la poetessa russa dei primi del Novecento, Anna Akhmatova, che utilizzava questo linguaggio molto immediato, colloquiale, informale, con le domande, le risposte, i dialoghi. E a questo punto della mia produzione poetica, è, come diceva prima Francesco Fiore, è un passaggio che segna anche una maturità. Quindi non è un vezzo, fa parte della sperimentazione che io credo dovrebbe perseguire ogni poeta. Io ho scritto quattro raccolte che sono tutte diverse tra di loro, nelle quali però si può riconoscere
un minimo comune denominatore, però sono tutte diverse dal punto di vista del codice poetico utilizzato. In questo momento della mia vita poetica mi sembrava un omaggio doveroso a chi ha il, diciamo, il diritto anche di fruire della poesia, perché io credo che il limite più grande della poesia contemporanea oggi è quello di stabilire delle lontananze, cioè i poeti fanno di tutto per essere antipatici, non si lasciano andare all'umorismo, ad un po' anche di autocritica. Perché non partecipano a queste trasmissioni? Perché non partecipano, no, sì, è vero, non partecipano alla vita, non sono parte, loro paradossalmente raccontano un mondo che non vivono, e quindi questo crea una voragine tra chi scrive e chi deve fruire, per cui l'essere antipatico o accademico a tutti i costi io credo che sia un esercizio del tutto di pura masturbazione cerebrale. Ecco. Beh, il tuo linguaggio è molto vicino anche a un buon linguaggio giornalistico, se posso permettermi, perché insomma è fruibile a tutti, ma è ovviamente ricercato, insomma. Tu sei regista anche, oltre che scrittore, autore, insomma, ma sei anche giornalista? Non giornalista, no, perché non ho il patentino, ammesso che possa avere un senso, come può avere un senso avere la patente e non saper guidare la macchina. Esattamente. Te lo dice un giornalista, adesso mi sa molto poco senso. E quindi no, non sono un giornalista, però mi occupo di comunicazione, e poi io e Francesco Fiore abbiamo la necessità di comunicare quello che facciamo, non solo dal punto di vista artistico, ma proprio dal punto di vista dell'impegno civico. Quindi per noi la comunicazione è importante, perché dobbiamo trasferire quello che è il nostro spirito, il nostro pensiero. Comunque non hanno detto che sono due conduttori radiofonici, ecco. Perché loro ad Altamura hanno due trasmissioni. Francesco Fiore il mercoledì conduce Volta alla carta e poi insieme il venerdì conducono Cultura Mere Patria. Ecco, allora bene o male, ecco, quindi, si no, ma poi lui scrive pure sui giornali, lui non vuol far vedere, no. va bene. Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. A proposito di radio, posso fare una piccola comunicazione? Prego. Allora, dopo essere stati ovviamente alla presentazione del libro, alle 9 passate per il Teatro del Fuoco, perché c'è lo spettacolo di Sergio Sgrilli, Zelig, Vi dice niente, e alle 5:30 questo pomeriggio lo intervisterò a Radio 801. Mi raccomando, seguite la radio, andate a vedere la presentazione del libro del nostro ospite Bartolomeo Smaldone, e poi tutti quanti a teatro, mi raccomando. Prima di sintonizzarvi su Radio 801, alle 16:30 c'è Emanuela Mazzotta, il nostro dietologo, con la trasmissione I Gusti Giusti insieme allo chef Mario Falco. Oggi si parlerà, oggi c'è una focaccia di farro, se non sbaglio, focaccia di farro. Beh, forse Altamura di focaccia ne sanno molto di più di noi, però anche quella dei Gusti Giusti è molto buona, di Camut, hai ragione. Insomma, anche noi possiamo dire la nostra. Abbiamo sistemato il pomeriggio dei nostri telespettatori. Esatto. Bene, allora vogliamo ringraziare Bartolomeo Smaldone, è stato un onore averti qui. È stato un grandissimo piacere trascorrere questa oretta che è volata, devo dire. È vero, oggi è vero. Più che mai. Rosa D'Onofrio, grazie ancora. E Francesco Fiore, ovviamente, che ci ha appena lasciato. Grazie a Serena Francillotti, grazie. Per la prima volta davanti alle telecamere? Sì. Beh, è stato un bel battesimo, abbiamo bevuto, mangiato. Sì, infatti. E grazie a Giuseppe Luigi Giannetti, il nostro mister talento, mister moda. Mister, qualsiasi cosa, lui c'è. Grazie a voi, è stato sempre un piacere venire qua in trasmissione con voi. Grazie. Ci fa piacere. Bene, ci vediamo lunedì si parlerà di Tarantelle del Gargano. Gioca in casa Piero. Finalmente. Io mi spaccio per malata, sappiate. Ok. Ciao a tutti! Ciao ciao! Can't believe it, but the time just flies. Soon I'll be on a